Una lettera inviata al prefetto di Agrigento, Francesca Ferrandino, un appello che fa Giuseppe Brucculei, cittadino di Racalmuto, impegnato in politica ma ad oggi senza cariche amministrative. Alcuni giorni fa Brucculei, 40 anni, ha scritto al prefetto dopo un consiglio comunale dove si è votata la mozione di sfiducia al sindaco Salvatore Petrotto, mozione che non è passata naturalmente e che era stata chiesta da 8 consiglieri comunali, tra cui 2 del PDL, partito le cui posizioni si riconosce lo stesso Brucculei, mentre altri 3 consiglieri, sempre vicini al partito coordinato in provincia da Nino Bosco, stanno oggi in maggioranza e quindi non hanno votato nessuna sfiducia. Una confusione, e Brucculei si interroga. Spero, scrive, che la sfiducia al sindaco basata su irregolarità, inadempienze ed una corposa inchiesta giudiziaria è stata respinta, leggiamo testualmente, perché vi è l'interesse a spartire i fondi ANAS. Un'accusa che Giuseppe Brucculei, che ha già lanciato un anno e mezzo prima del ritorno alle urne per le amministrative la sua candidatura a sindaco, fa a tutta la classe politica locale e parla ancora dei fondi di compensazione dovute al comune per il lavoro del raddoppio della 640. Da semplice cittadino, scrive Brucculei al prefetto, mi rivolgo accuratamente a Sua Eccellenza affinché vigili sulle modalità e i criteri con i quali l'amministrazione comunale gestirà i fondi ANAS destinati alla nostra comunità, che i tecnici incaricati per la progettazione e la direzione dei lavori vengano scelti con criteri oggettivi, privilegiando competenza e meritocrazia. E Brucculei chiede a chi di competenza di fare un protocollo di legalità che consenta un'opportunità di onesto lavoro a tutte quelle imprese che con sacrificio hanno rinunciato a qualunque compromesso con le consorterie criminali e mafiose. Insomma, la vita politica calmutese arranca mentre già partiti politici, movimenti e cittadini lavorano nelle segreterie per le prossime elezioni e chissà se proprio dalla maggioranza attiva non arrivi ora una nuova mozione di sfiducia per questa amministrazione in comune ormai da più di 3 anni.